Un saluto a tutte, benvenute a tutte alla nostra grande Itvadut in onore di Yotef Kislev, data dalla quale adesso parleremo. Un annuncio per quelle che sono qui, siamo qui in tante, Baruch Hashem, Hashem Fanissim, vi porto a tutti quelli che dovevano venire, sono arrivati. E aspettavamo anche oggi qui di avere con noi di persona Rabbanit Perla. Però Baruch Hashem non ha potuto venire all'ultimo momento, ma ce l'abbiamo lo stesso insieme con noi. Grazie. Ora, fra un po' sentiremo le sue parole che ognuno vuole sempre sentire. A quel punto girerò il computer di modo che perlomeno potrete vederla, ma per sentirla dovete veramente star zitta. Però faccio un'introduzione, una parte. Ecco Sandra che entra. Una parte che inizierò io, anche Chana Yarden è arrivata? Ottimo. E abbiamo anche Chana Yarden che ha preparato senz'altro cose interessanti. Mi dispiace per quelle che non sono qui che abbiamo preparato anche cose buone. Sì, mi Perla, non so spiace. se riesco a spedirti qualcosa a Bnei Brak, ma magari riesco a. Ok, allora se siete con me inizierei. Se siete con me. Se siete con me. No, eh. Pronto, pronto? Sì, ci siamo. Ci Pronto? siete con lei? Fantastico. Siamo veramente tante adesso. Abbiamo superato Minyan. Allora, perché siamo qui? Perché questa data è importante? La data è passata, però l'energia, la luce che abbiamo ricevuto da questa data ancora la sentiamo e se la assorbiamo bene la dobbiamo sentire anche per tutto il resto dell'anno. È una festa, addirittura ha quattro nomi questa giornata, queste due giornate. Un nome è Capodanno della Chassidut. Che forse il più conosciuto, però anche c'è Festa della Geulah, chiamata anche Festa delle Feste, Chag HaGim, e anche Matan Torah della parte interiore della Torah. Quindi cominciamo già a annusare che qui c'è tanta carne al fuoco e questi giorni veramente hanno una potenza da trasmetterci. E già subito si vede l'analogia con Rosh Hashanah, infatti Rosh Hashanah sono 2 giorni per tutto il mondo, nel senso che le altre feste in genere in Israele un giorno, fuori 2 giorni. Rosh Hashanah per tutti i 2 giorni. E anche Yotef Kislev, nonostante che è conosciuta solo come Yotef Kislev, sono anche 2 giorni, perché c'è anche Kaf e ne parleremo e spiegheremo il perché. Ora, sappiamo anche che, oltre all'altra analogia, sappiamo che ogni volta che arriva Capodanno, noi riceviamo una luce che non era mai esistita prima e noi la riceviamo. È sempre più forte, sempre più alta, più elevata. Anche nel Capodanno della Chassidut, per adesso disattivo l'audio, dopo lo attiviamo. Della Chassidut, ci arriva una luce. Una luce che ci permette di. Eccola, ciao! Che ci permette di vedere e di vivere la Torah, il mondo e noi stessi, ma nel loro significato profondo, vero, vitale. Vedremo molto come tutta questa festa ci infonde. Se noi siamo aperti, se riusciamo a aprirci, riceviamo vitalità, energia. Questo è quello, il senso della vita, questo è quello di cui abbiamo bisogno adesso. Però ci chiediamo come ci influisce su di noi oggi tutto questo. E prima di tutto, però, facciamo un piccolo riepilogo della storia, che molti sanno a memoria, altri sanno meno, per cui comunque minimamente la ricordiamo. Sappiamo che a un certo punto gli oppositori alla Chassidut, Chassidut è nata col Baal Shem Tov,
e una vena nuova, diversa di vivere l'ebraismo, qualcosa che viene a rivelare qualcosa di nuovo. E sempre quando c'è qualcosa di nuovo, c'è chi subito capisce che abbiamo bisogno tutto il tempo noi di rinnovarci, perché come un bambino nasce e cresce così e si sviluppa, così anche il nostro ebraismo dentro di noi deve nascere, crescere e svilupparsi, perché Dio ci ha dato tutti gli strumenti per svilupparci, non per restare fermi in un punto. Svilupparci non vuol dire passare, come succede in altre, tra virgolette, religioni, dove si spaccano in correnti diverse, dove una non assomiglia neanche più a quella di prima, tanto manca in ogni altra religione la verità. Ma quando si è collegati con la verità, come l'ebraismo, in cui vedi che un qualsiasi ebreo da qualsiasi parte del mondo venga, ha comunque i tefilin fatti nello stesso modo e la mezuzah fatta nello stesso modo, un po' più grande, un po' più piccola, ma è quello. Noi ci portiamo dentro e dietro tutto questo, però crescendo, sviluppandoci. Opa, momento che faccio anche i benvenuti ai nuovi ingressi. Quindi, però c'è sempre chi mette il piede sul freno e i cambiamenti, ha paura dei cambiamenti, e in questo caso si era proprio risvegliato una grande, una forte opposizione alla Hasidut, e opposizione che ha portato ebrei, cosa che è difficile capire, accettare, pensare, che hanno portato delle calunnie e denunciato la Gemora Zaken, costruendo una calunnia, ma costruendola in modo tale che la conseguenza sarebbe stata non tanto che il governo dello zar della Russia l'avrebbe imprigionato, ma l'avrebbe anche fatto fuori. Era il modo di liberarsi. Come pensare? E questi si tratta di ebrei che, come si dice, che seguono la Torah, le mitzvot, eppure sono stati capaci di qualcosa del genere. Vedremo come si può arrivare a questo, come c'è la parte che si oppone alla Kedushah, che riesce a, l'abbiamo visto settimana scorsa, come riesce a entrare, a girarci, a fare quello che vuole di noi, se noi non siamo più furbi di lei, da smascherarla e da saperci opporre. Per cui l'Admor Zaken era stato accusato che era stato un traditore della Russia perché mandava soldi in Israele. Israele in quel momento era sotto i turchi, la Russia era in guerra, nemica in guerra con i turchi, per cui l'Admor Zaken fornisce aiuto alla Turchia. Cose che quando hanno fatto queste calunnie hanno fatto vedere le prove dei soldi che venivano mandate, falsificando, aggiungendoci un po' di zeri, in modo che invece che apparire come Tzedakah, che il Rebbe faceva alla comunità, la prima comunità di Hasidim che si era insediata in Israele a Tiberiade, sembrava che fossero fondi per tutto, ok, è stato messo in modo molto scenografico sulla carrozza nera famosa, che sempre vediamo l'immagine, che è il modo di portare proprio quelli che si ribellano contro lo Stato, e si sa che chi entra in quella non torna, perché la sua fine non è di restare in vita. Ora, succede invece durante questa prigionia, succedono cose estremamente interessanti, e le cose interessanti sono che molto presto, ma proprio molto presto, le accuse cadono, cioè si rendono conto di chi è l'Admor Zaken, e a un certo punto l'inquisizione che fanno, 53 giorni lui è dentro, che in corrispondenza a 53 capitoli del libro del Tania, che ha, no, preferisco anche tenerlo perché mi serve per un'altra cosa, grazie. Che ha scritto, e lì sono avvenuti molti, in questo periodo che sono dentro sono venuti anche molti miracoli, ma la cosa già che è miracolosa, che a un certo punto, ben presto, in fretta, hanno smesso di cercare di capire se veramente lui è. Hanno cominciato a fargli domande su cose? Sulla Hasidut.
Cioè, sembra logica una cosa, i goyim russi hanno cominciato a inquisirlo su cosa c'era scritto su questo Tania. E Rebbe ha risposto a una serie di domande, alcune non ha risposto, ha fatto un sorrisino facendo capire che era meglio che non sentissero la risposta perché non era molto complimentoso verso i goyim, ma per il resto o per iscritto o a voce ha risposto, ma ha risposto in modo tale che i goyim hanno capito, hanno potuto comprendere. E perché è così importante? E anche altra domanda, perché è così importante che quando è uscito la Domora Zaken ha scritto, non mi ricordo bene a chi, senz'altro tu ti ricordi molto meglio di me, e quello che ha scritto facendo risaltare il miracolo, qual era la cosa che più risaltava il miracolo? È che questo era un miracolo che aveva colpito così tanti goyim. E dice, non dice, ma cosa ci importa? Qui siamo stati così vicini a far fuori tutta la possibilità della Hasidut di diffondersi nel mondo e si pensa a... Quindi qui c'è qualcosa di importante da capire che spiega anche perché c'è stato questo impoverimento e che cosa ha voluto dire questa liberazione e cosa vuol dire per noi questa liberazione. Ora, noi sappiamo che da una serie di miracoli che si sono verificati, che l'Admor Hazaken ha compiuto in questo periodo, in quel periodo, che uno tzaddik, intanto niente di quello che succede a un giusto è senza il suo consenso, ci entra perché sa di dover fare qualcosa in questo. Ma vediamo anche che i giusti hanno una possibilità di padronanza sul mondo da poter far andare le cose come vogliono. È una dimostrazione, vi racconto due piccoli particolari. Uno è noto a tutti, quando li sentirete direte, ah sì, l'ho già sentita questa, però ve la dico lo stesso. Una era che quando trasportavano l'Admor Zaken dalla prigione dove era la sua cella al posto dove lo inquisivano, doveva passare un fiume. E sulla barca, l'Admor Hazaken ha chiesto di fermarsi in mezzo al fiume per poter fare la brachà della luna. E questi qua hanno messo a ridere dicendo: non è che ci vieni tu a dire cosa dobbiamo fare noi, sei tu il prigioniero. A quel punto l'Admor Hazaken ha fermato la barca e quelli si sono resi conto che questo aveva dei poteri che. E dopodiché l'Admor Hazaken ha lasciato che la barca andasse avanti e ha di nuovo richiesto che gli facessero fare la brachà. A quel punto il comandante lì ha capito che si trattava di un personaggio speciale e ha detto: Ok, ha una condizione. Qual è la condizione? Che mi dai una brachà. Dice: Ok, che brachà vuoi? Per una lunga vita. Ok, comincia a dargli. No, 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 la voglio per iscritto. La domanda che gliela ha data per iscritto. Questo tipo qua, questo goi qua, sulla sua casa c'era questa lettera e questo qui ha vissuto più di 100 anni, cioè, per dire. Ma altro piccolo particolare, cercavano di confondere l'Admor Hazaken dicendo: ma che preghiera stai facendo adesso? In una cella dove non c'erano finestre, non c'era idea di fosse giorno notte. E quando lui dice: guarda, il mattino dice: ma come sei impazzito, adesso è notte. Diciamo, ma figuriamoci, è notte. E lui era in grado di dire esattamente che ora era in quel momento. Amico, ma come fai? Dice: in ogni ora del giorno c'è una diversa combinazione del nome di Hashem, guardo e vedo quale combinazione è in carica in questo momento. Cioè, si sono resi conto anche loro di avere a che fare con qualcosa di diverso. Ma quando noi capiamo che l'Admor Hazaken, come ha fermato la barca, poteva anche evitare in un qualche modo di entrare in quella situazione e ci è entrato, vuol dire che aveva capito che aveva un compito. E qual era il compito? Quando succede qui nel mondo un qualcosa al quale noi in genere reagiamo, chi è stato, colpa di quello, eccetera, chi è più collegato
alla verità delle cose, capisce che quello che succede, succede perché c'è stato un decreto in alto, per cui i nostri conti, è inutile che li facciamo con Tizio e Caio, che sono degli strumenti di HaKadosh Baruch Hu, ma li dobbiamo fare con HaKadosh Baruch Hu stesso e capire cosa Hashem mi sta dicendo in questo momento, aggiustare le cose, e allora anche qui si aggiustano le cose. Per cui l'Admor Zaken ha capito che se c'era stata questa calunnia che l'aveva infilato in questa situazione, vuol dire che in alto c'era un decreto, e quando è riuscito a capire e ha capito di cosa si trattava, il decreto era semplicemente che in alto si è deciso che, ok, ci sarà anche in futuro il progetto senz'altro di diffondere, di rivelare i segreti della Torah, i segreti più profondi. Ma tu adesso hai preso una strada, hai preso l'autostrada andando a manetta a 200 all'ora. Dice, no, non è possibile, tu stai facendo troppo, ti devi fermare. Perché? Perché il mondo non è pronto. Non puoi versare una bottiglia di 3 litri in un bicchierino per fare l'Echaim. Allora, l'Admor Zaken ha capito che questo era il problema. Però che cosa voleva fare l'Admor HaZaken? Se vi ricordate, il Baal Shem Tov ha avuto una salita dell'anima, ha incontrato Moshiach e gli ha chiesto: ma quando vieni, quando arrivi? E Moshiach gli ha detto: quando le tue fonti si diffonderanno all'esterno. Poi capiremo cosa vuol dire questo esterno. A quel punto, l'Admor Zaken, che ha capito che la Geulah, Moshiach, dipende dal fatto che la Hassidut arrivi dappertutto, Yalla bisogna sì mettere il piede sul gas, bisogna sì andare in velocità. Quindi se c'è questo decreto e questo decreto dice no, non si può adesso così perché il mondo non è pronto, ok, io vado dentro la prigione e dimostro che il mondo è pronto. E come lo dimostra? I Goim riescono a ascoltare spiegazioni di Hasidut e ad accettarle e a rispettare l'Admor Zaken al punto che loro stessi, con tutti gli onori, lo liberano. Questa è la dimostrazione, e infatti la risposta dall'alto è ok, perché lui chiede adesso devo fermarmi o devo andare avanti? E la risposta che gli viene per vie dirette e indirette, è adesso che hai cominciato, altro che andare avanti, con tutte le forze. Quindi l'Admor Zaken riceve l'avviso d'uscita di liberazione il 19 di Kislev, e lì lui ha già pensato che il lavoro è fatto, il decreto non c'è più, si può passare alla diffusione e in poco tempo anche alla Geulah, Be'ezrat Hashem, Moshiach. Di fatto esce il 20, qui cominciamo a capire perché 2 giorni. Esce il 20, gli dicono dove vuoi andare? E lui dà l'indirizzo, il nome di uno dei suoi Hasidim, lo portano a quell'indirizzo, soltanto che caso vuole che in quella casa abitano due omonimi, e lo portano in casa di uno che si chiamava allo stesso modo, ma che invece essere un suo Hasid, era un fervente oppositore. L'Admor Zaken, dopo 53 giorni che l'hanno provato, è rimasto in quella casa lì 3 ore, con questo che non gli ha risparmiato niente di niente, pur avendogli offerto un tè, gli ha di tutto. Ma perché hai detto questo? Perché hai fatto questo? Cose. Quando è uscito di lì, perché i Hasidim si sono accorti che era uscito, ma non era arrivato da loro, per cui alla fine l'hanno trovato e volevano subito tirarlo fuori, perché volevano anzi andare a menare di qua che lo stavano trattando. E l'Admor Zaken ha detto: no, 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 state calmi, anzi, un momento, finisco di bere il mio tè. E poi è uscito, perché il buio non lo si combatte con. Non dire mica la mia macchina che dà fastidio, perché non capisco che possa dar fastidio. Perché non è lo stesso posto che era il Mi auguro. La mia macchina posso. Lo Hashem, Hashem aiuta. Dove ero? E quando ha visto che
del bicchiere di tè che lo doveva finire perché faceva del Il male, non lo male non si affronti. combatte con le legnate, ma aggiungendo luce. Però dopo, Niente, ma gli ho fatto detto, il servizio cioè per non è scappato dal male, ma ha aspettato perché dice vado c'è la via luce. con Cavour, bevo il tè, saluto, ringrazio Fortissimo. e esco. Dopodiché però ha detto che quelle 3 ore che è rimasto lì per lui sono state più pesanti dei 53 giorni che era stato in galera. Perché? Perché? E qui cominciamo a capire il perché. Perché lui era uscito dicendo, Yalla, il decreto non c'è più, si può diffondere, addirittura i goyim hanno capito, evidentemente anche i nostri. E si ritrova in casa di uno che dice: Ma qui l'hai ricevuto il messaggio dall'alto che il decreto non c'è più, che adesso si può, eccetera. E questo qui invece ci sono ancora ebrei con questa chiusura che non hanno ricevuto la versione nuova, l'aggiornamento. Per cui lì si è capito che il lavoro è ancora tanto e che il nemico è ancora dentro di noi, non fra di noi, anche dentro di noi. Questa cosa io la collego un attimo alle nostre parashot di queste 2 settimane, perché Jacob ha vissuto una cosa molto simile. Jacob è uscito da Haran dicendo: Ho finito il mio compito qui di preparare il mondo alla Geulah, anche lui viveva la Geulah. Adesso evidentemente anche Sav avrà finito, ci incontriamo e alla, portiamo le cose come abbiamo detto in tutto questo periodo. E no, invece ha trovato Sav che era ancora lì impiantato nello stesso modo. Quindi cosa succede? Da una parte noi abbiamo veramente liberazione perché il semaforo verde dall'alto ci è stato dato. E la luce che ha portato il Tanya, la Dvor HaZaken, c'è. Gli strumenti ce li ha dati, però c'è ancora qualcosa che ci ferma. Che cos'è? Qual è il problema? Noi vediamo che quando Jacob Avino ha lottato con il sar di Esav, con l'angelo di Esav, e ha vinto nel senso che ha fatto capire all'altra parte, all'anima animale, allo Yetzer Hara, alla Sitracha, a quello che si oppone alla Kedushah, ha fatto capire tu non puoi staccare l'ebreo. Da Kadosh Baruch Hu, dalla Torah, perché dentro di lui è una cosa sola. Jacob era stato così completo che l'angelo non ha potuto veramente colpirlo. Poi in qualche modo l'ha colpito perché è uscito zoppicando. Allora, dove l'ha colpito? Noi vediamo che in tutta la storia ormai è chiaro che non si può colpire l'ebreo nel suo legame con la Torah, perché anche chi è, fra virgolette, più lontano, ognuno ha un punto che quello è il punto, no, questo sì, quello non mi importa, ma questo non posso non farlo. Questo il suo punto di collegamento con l'ebraismo dentro ognuno le ha. Ma poi quando succede qualcosa come un decreto o quello che è successo adesso. Il 7 di ottobre il risveglio c'è in tutti del legame che si sente con HaKadosh Baruch Hu, col proprio ebraismo, col punto di ebraismo che ognuno ha dentro. Per cui l'altra parte capisce che non può staccarci da questo, non ci riesce. E allora cosa fare? Perché mica rinuncia, bisogna trovare un altro modo di frenare la cosa, perché la lotta fra chi è? Fra chi è il primogenito? Chi è il padrone di casa? Esav e Yaakov. L'anima animale e l'anima divina. Chi comanda dentro l'ebreo? Uno o l'altro? Quindi Jacob ha fatto capire che chi è che comanda, però l'altra parte non rinuncia. Per cui come riuscirci? Ormai non ci provo neanche più a farti pensare che tanto non sei ebreo, non, anche tu sei come gli altri. Bisogna trovare un'altra via. E l'altra via è proprio quella che la Dvor HaZaken gli ha chiuso in faccia. Ed è la via dove ha provato è toccarli in qualcosa che solo la Hasidut può opporsi. Cosa vuol dire? E con questo cerco di avvicinarmi alla conclusione perché voglio che veramente anche altri parlano, che questo è un Netuvadut e dobbiamo, se riusciamo anche a cantare, ancora meglio. La strategia dello Yetzer Hara, dell'anima animale, per mantenere la sua supremazia, è quella del dividi e impera. Creare divisione fra gli ebrei
e creare divisione all'interno. Esempi di questa divisione, dove l'ebreo funziona a compartimenti stagni ma isolati, non ma isolati, dove per esempio da una parte c'è la verità. Qual è la verità? La Torah, ce n'è solo una di verità, non ce ne sono tante altre, no? Una. Ma dall'altra parte c'è la realtà. Noi viviamo in due reparti. O siamo nella Torah, che è la verità, o siamo nella realtà. Quando siamo profondamente sprofondati nella realtà, quello che noi diciamo che è la realtà. E non andiamo a vedere cosa la Torah dice. E spesso e volentieri la Torah ci dice: non è quello che vedete, la verità è un'altra. Per cui questo è uno dei modi che ha l'altra parte di mantenerci, come dire, studiate Torah, fate le mitzvot, va benissimo, come i greci facevano, ci dicevano. Però la realtà è la realtà, bisogna fare i conti quando c'è da fare i conti con le cose che ci succedono, è la realtà. Lì non c'entra più tanto la Torah. Questo qui è uno dei modi più classici di dividerci e di poter entrare e creare questa divisione, questa spaccatura dentro di noi. Altre cose, noi viviamo anche in due categorie diverse, ben separate, altre due. Cos'è? Il dovere e il divertimento. Le cose che si devono fare. Qualche volta siamo fortunati perché quello che dobbiamo fare magari ci piace anche, ma molte volte lo dobbiamo fare e basta. Però quando uno ha finito di fare le cose che deve fare, ho voglia di un po' di tempo per il divertimento. E o sono qui o sono lì. E una vita dove le cose che fai, che devi fare, non sono impregnate di vitalità, di entusiasmo, ti mantengono in uno stato tale in cui l'egemonia ce l'ha ancora l'altra parte. Quindi ogni volta che tu resti in questa divisione, praticamente dai la supremazia all'altra parte. Non ricrei dentro di te questa unità. Ma questa unità soprattutto vuol dire, è quello che la Hasidut ha portato, e per questo noi dobbiamo prenderla, attingere, viverla, studiarla e viverla. È che tutto ha senso solo quando lo fai collegandolo a te. Chabad, cosa ha portato di nuovo la Demora Zaken? Non solo Chabad, nel senso che bisogna capire quello che studiamo e capire quello che c'è, il segreto, che tutti i segreti che sono profondi dentro la Torah, ma Chochmah e Binah, capire e arrivare a Dat. Dat vuol dire collegare emozionalmente quello che ho capito, in modo che io sento e vivo secondo quello che ho capito e con entusiasmo, con vitalità. Quando adesso noi assistiamo a che Dio non voglia che continui neanche per un attimo spargimento del nostro sangue, davanti a questo il nostro modo di riparare è ricreare nuovo sangue. E nuovo sangue, il sangue Nefesh è Chaim, è la vitalità. E la vitalità è la Torah. E la Torah della Hasidut è quella vitalità che ti porta a collegarti al tuo punto, l'ebraismo, con gioia, con vitalità. Ogni festa ha il suo modo di essere festeggiata. Qual è il modo di essere festeggiato di Yud Kislev? Ipvadut. Quello che stiamo facendo adesso, che cos'ha di diverso l'itvadut? Da una parte è una lezione, ma non è una lezione, è una cena, ma non è una cena, è tutto insieme. L'anima animale viene veramente arruolata qui perché prova piacere con tutti i sapori delle cose che stanno sul tavolo, cose che, cibi che assorbono le parole di Torah e tutto diventa un insieme. Noi riusciamo a fare quello che è il matrimonio fra noi e da Kadosh Baruch Hu, che è iniziato col Matan Torah, ma lì era ancora la fase degli Erusin, la fase dove noi siamo dedicati solamente ad Kadosh Baruch Hu, promesse da Kadosh Baruch Hu, ma non c'è stato ancora il matrimonio vero e proprio. Il matrimonio vero e proprio è non quando ci sono noi e Kadosh Baruch Hu, ma quando sotto la Chuppah poi si diventa una carne sola.
questa cosa qui che nella Geulà avverrà, già adesso quando noi siamo qui in un'itvadut chassidica riusciamo a mettere insieme queste parti, la Kedushaka, lo che in noi, con l'anima animale tutto diventa uno. Quindi il messaggio oggi che deve essere il più forte è: non si può più vivere senza Chassidut, bisogna entrarci, bisogna assorbirla, vivere secondo questa e far entrare vitalità in tutto quello che facciamo. E con questi occhiali guardare al mondo e con questi occhiali vedere che tutto quello che sta succedendo adesso ha un balabait, ha un direttore dell'orchestra che sta muovendo i fili con uno scopo ben preciso ed è uno scopo ottimo che si rivelerà a tutti noi e noi possiamo soltanto essere soci leali di questo lavoro, tirarci sulle maniche e entrare nella peilut. Quindi non lamentarci, non parlare male, ma semplicemente spandere luce. Attingere alla luce, espandere luce. Questo, l'ebreo è un lampione e i lampioni attirano intorno a sé. Esatto, Hashem. È vero quello che dici, ma tu non puoi dire che quello che sta succedendo è uno scopotto. Scusami. Quello che non sappiamo. Hai ragione, ma io non riesco a vederla con questa luce. Per questo è la musica. Io non ci riesco proprio, cioè quando sento e vedo quello che sentiamo e vediamo, io non ci riesco. Nessuno di noi ci riesce. Questo è il punto. Mi permetto di dire, no, sono sbagliata no, perché è difficile per tutto, ma qual è l'obiettivo? La domanda è che cosa posso fare per minimizzare tutto questo dolore. Quello che io posso, se l'obiettivo è trasformare il mondo e dividere il male dal bene, questo è chiaro dal primo giorno in cui è successo tutta questa storia. Stasera sono 2 mesi esatti che finiamo. Fammi finire. Quello che sta succedendo ovunque, ed era chiaro dall'inizio, che c'è male e bene, non c'è a metà, giusto? D'accordo? Adesso, noi vogliamo che la cosa finisca più velocemente possibile, questo processo di distruzione del male e di vittoria del bene. Siamo un cartone animato, no? Siamo cresciuti con i supereroi, è la stessa cosa. Cioè, non è... La domanda è che cosa posso fare io per velocizzare questo processo, minimizzare le perdite dei Hayalim, far tornare i Hatufim, e far sì che, perché non ci dimentichiamo, ci sono ancora persone che hanno bisogno di aiuto, ci sono gli sfollati, ci sono i poveri che erano prima avevano bisogno di aiuto. Insomma, la lista semplicemente è cresciuta in questo periodo. Quindi la domanda a cui veniamo, battiamo il naso è: che cosa io posso fare, e questo viene posto a tutti quanti di noi, per velocizzare questo processo di separazione tra male e bene? Non voglio prendere. E questo, quindi lo scopo è quello della venuta di Mashiach e della distruzione del male in questo mondo. È difficile il processo, molto difficile. Sta a noi, a Israele, sta a noi, il popolo di Israele, dire: ognuno di noi si rimbocca le maniche, cioè io prendo la mia responsabilità. Perché se siamo tutti qua, perché ognuno di noi ha una sua responsabilità. E ci sono persone che stanno dedicando la loro vita, la loro salute fisica, mentale, economica, ma parlo semplicemente della vita, perché c'è gente che ci sono Hayalim che stanno dando la loro vita, e io da me devo dire: ok, che cosa posso fare nel mio piccolo? Non mi viene chiesto di sacrificare di salute nefesh la mia vita, però posso fare qualcosa di grande che fino a ieri non avevo voglia di fare, non ero pronta a fare, perché facevo i conti della serva. Adesso dobbiamo uscire da tutti gli schemi, e tutti stanno uscendo dagli schemi. Questa è la verità, quello che sta succedendo, quello che abbiamo visto negli Stati Uniti, quello che la mega parata a Washington, abbiamo mai visto 300.000 Baruch Hashem, ben borati al serve? Ero 500? Parli di quelli Bead o quelli Neged? No. Bead. A Washington. Sempre le persone, cioè persone che io conosco, hanno preso l'autobus, sono rovinate. Questo, chi perfetto, quando è successo che ci si riunisce per fare tefilà, per pregare? I Chabad che erano presenti dicono che non hanno mai lavorato così tanto. Non sappiamo quanti bar mitzvah sono stati fatti, gente che non aveva mai pensato che doveva mettere tefilin, c'era la fila. C'erano un sacco di storie molto emozionanti.
tutti che si sono risvegliati, gente che non pensava mai di partecipare. Questo è quello che sta succedendo. Quindi lo scopo è buono, è ottimo, però la domanda è: che cosa posso fare io per minimizzare il processo? Se pensiamo a dove eravamo 2 mesi fa, e con questo poi il mio intervento parlo anche del fatto che è bene che ognuno pensi con la sua testa, ma dobbiamo avere tutti uno scopo comune. Se noi sappiamo che io devo uscire la mattina alle 8 del mattino, mi organizzo per uscire alle 8 del mattino. Se non mi prefiggo uno scopo che devo uscire per andare a lavorare alle 8 del mattino, non ce n'è, ancora alle 11 sono lì che sto ciondolando per casa. Dobbiamo tutti decidere un fine comune. Quando tutto, ami Israele, nessuno escluso. Ci sono video di ragazzi tatuati dalla testa ai piedi col piercing che dicono: mi stavo perdendo, questa storia mi ha fatto risvegliare. Hai ragione, è molto dura. Che ci sono delle persone che hanno dovuto morire, che dobbiamo essere in guerra, che ci sono ancora degli ostaggi, per far sì che tutti ci diamo una svegliata. Sarebbe stato meglio che non fosse stato necessario, però evidentemente era necessario e noi non possiamo fare i conti con Akadosh Baruch Hu. Quindi è durissima rimanere con la testa poggiata sulle spalle e fare questa vodà che abbiamo sottolineato nel flyer. Simcha e Bitachon è durissima, perché è contro quello che tutto il mondo ti sta gridando. Il mondo ti sta gridando assolutamente il contrario. La Torah ti dice invece: vai avanti con la tua avodah, perché se tu stai, siamo io concentrato su quello che io devo fare, quello che a me viene richiesto, e ognuno fa la stessa cosa, in un attimo viene la Geula. Hashem non ci mette un nanosecondo. E tutto Shaman sta guardando giù e dice: dai ragazzi, potete farlo, fate il cambiamento, fate quello passetto in avanti che dobbiamo fare. Questa è la realtà. Quindi è vero, lo scopo è bellissimo, la strada è durissima. 2000 anni di Galut durissimo, perché per la Geula, la Mashmaut, la Hasidut spiega che la Mashmaut, l'essenza del Galut, non c'è essenza del buio se non per avere un momento di luce. Noi sappiamo che l'intensità della, anche fisica, a livello fisico, l'intensità più assoluta di luce, i buchi neri nell'atmosfera, non sono che dei buchi di luce. A noi sembrano buio, perché quando noi stiamo a guardare il sole, a un certo punto vediamo nero, ma la realtà è una concentrazione di luce. A me di dire: voglio fare il mio cambiamento, e invece di svegliarmi la mattina triste, voglio svegliarmi la sera bibitachon, che io possa aggiungere 1, 2, 10.000 mitzvot e fermare tutti i chayalim che trovo sul treno, anche se mi guardano bene o male, e dirgli: prendi una lettera del Sefer Torah. La cosa più bella è che la maggior parte mi risponde: grazie mille. Questa è la novità. E vado avanti con una piccola storia di quello che sono molto buoni, non sono di morte, cioè, da una parte sono veramente provata, dall'altra parte mi rendo conto di come le cose stanno cambiando. Uscendo dall'ufficio oggi pomeriggio, divido la stanza con 4 ragazze, sono molto fortunata, tutto il giorno stata da sola, mi arriva alle 4 una ragazza giovane di origine russa che ogni tanto lavora con noi. E non so come abbiamo cominciato a parlare e gli ho detto: devo uscire presto perché facciamo un ibadut per lui Tet Kislev. C'era anche presente la zia di una famiglia di Hatufim molto, molto conosciuta, a cui auguriamo ogni la Geulah Shlema. E non so come abbiamo cominciato a parlare, e mi ha raccontato: guarda, la sera venerdì 6 ottobre ho acceso per la prima volta le candele di Shabbat. Sabato mattina, quando alle 6:30 è successo quello che è successo, mentre stavo ascoltando le notizie, mi sono sentita in colpa che magari ho fatto qualcosa di sbagliato nell'accendere la presa a livello personale. E tu accendo per la... Ho perso l'ultima frase. Sì, ripeto. Questa ragazza mi ha detto: venerdì sera 6 ottobre ho acceso per la prima volta le candele. Sabato mattina alle 6:30 è successo, è cominciato le azzakot, le sirene, e abbiamo cominciato a sentire le notizie che circolavano, che non erano solo delle sirene, ma era un disastro totale. E mi sono l'ha presa a livello personale. Perché una ragazza che vive a Tel Aviv deve prendere a livello personale quello che sta succedendo al sud di Israele, nei kibbutzim? L'ha presa a livello personale, si è detta: forse ho sbagliato a accendere le candele di Shabbat. Questo mi ha scombussolata. E mi sono chiesta: che cosa devo fare io a livello personale? Questa è una ragazza che non è cresciuta in un ambiente religioso e non sapeva neanche che doveva accendere le candele di Shabbat in orario, non lo sapeva neanche, per dire il livello. L'anno scorso ho cominciato ad accendere le candele di Hanukkah, 6 ottobre ho deciso di accendere le candele di Shabbat. E dice:
mi sono sentita in colpa che ho fatto io qualcosa di sbagliato e per questo è successo quello che è successo. E mi sono detta, magari non devo più accendere le candele di Shabbat. Poi mi sono detta, no, magari una prova, perché io continui con questo mio piccolo passetto. E quello che io poi gli ho spiegato che cosa fare, cosa è giusto, di chiamarmi, di guardare, ho fatto la panoramica, ma quello che mi ha, che ho realizzato in quel momento, e gli ho detto anche, ha iniziato dicendo che lei ha tre lavori e che uno dei lavori è Shabbat. Gli ho detto che, gli ho raccontato delle storie anche personali, dove Shabbat ha portato solo Parnassà. Rispettare Shabbat ha portato Parnassà e non il contrario. E ho detto, prova a prendere coraggio e smettere di lavorare di Shabbat. E tutto questo poi ha avuto in seguito questa conversazione. Quello che io ho realizzato è che non solo lei ogni ebreo sta prendendo la cosa a livello personale, ognuno di noi lo sta prendendo a livello estremamente personale, cioè nessuno che dice non mi riguarda, che sia lontano, che sia vicino, che sia istruito nell'ebreismo o meno. Che sia... La seconda cosa è che tutti stanno facendo un passo avanti. La terza cosa è quando io poi mi permetto di dire queste sono le halachot, questo è il modo in cui fare le cose. Se 2 mesi fa mi diceva, senti, non è per me, scusa, adesso mi dice grazie, ti ringrazio, lo faccio perché mi sento che io ho un ruolo. Questo è quello che sta succedendo. Vado in treno, vedo un chayal con i tatuaggi che sente la musica, prego, mi rivolgo a lui, gli dico per favore puoi mettere il tefillin oggi? E lui mi risponde beva dai, ovvio, con un sorriso dolcissimo. Dico, cosa? Non ho capito. Faccio, puoi dirlo anche ai tuoi amici? Beva dai! Cosa è successo? E lei ha detto, questa ragazza, parole sue, mi ha detto, sta diventando ovvio quello che Hashem vuole da noi. Hashem vuole che io rispetto Shabbat. L'ha detto lei, non l'ho detto io. E gli ho detto, quello che sta succedendo è che con la venuta di Mashiach sarà ovvio la presenza di HaKadosh Baruch Hu, perché Mashiach è il Shaliach di Hashem e porta una luce divina che non c'era prima stata, non era prima stata è presente ma non è rivelata. E lei ha detto, e noi diciamo, più sta mandando dentro Mashiach, dentro la Geula, più la potenza, la forza delle mitzvot diventa ovvia. Quindi lei dice, mi rendo conto, vedo la forza di Shabbat e non ho bisogno di convincerla di saltare nel buio, lo vede lei. E dico, più si va avanti, più diventerà ovvio. Il problema è che noi dobbiamo farlo adesso quanto più possibile, perché quanto più possibile lo faccio adesso, più faccio adesso la mitzvah bi mesirut nefesh, con ancora, dove non c'è ancora l'ovvietà, ma sta diventando ovvio, dove a un certo punto diventerà ovvio per tutti, ma a quel punto sarà ovvio e quindi sono finiti, chiamiamo così, i giochi del mettere a posto, del lanciarsi nel buio. Ma è già diventato così. Tutti i ragazzi che sono usciti dal Rev di Nova, tutti dicono ho preso su di me Shabbat e tutti dicono prendo su di me Shabbat finché la mia Neshama sarà nel mio corpo, finché la mia Neshama non lascerà il mio corpo. Tutti dicono la stessa cosa. Perché? Perché hanno vissuto qualcosa che noi non abbiamo vissuto. Hanno vissuto la Neshama che entra, che esce e hanno vissuto la forza di Shabbat che è una forza reale. Loro l'hanno vissuta e quindi non può staccarsi da loro. Quindi quello che sta succedendo è difficile, sì, è terribile che della gente sta morendo in modo terribile, sì, ci sono un sacco di famiglie a Gerusalemme, nella stessa scuola che stanno tenendo lutto. Allora, quello che io posso fare, cosa posso fare in più? Mi lancio i duvelini, non avevo voglia di lanciarmi, ok, prendo coraggio e lo faccio, quello che non volevo fare fino adesso lo faccio. E come si ricollega a Yutet Kislev? Vado avanti adesso, ci rincrociamo. Fai no, io ho finito. Hai finito? Noi vogliamo tutti sentire anche la perla, sì. Per cui... fermo qua perché avevo bisogno di rispondere a questa cosa, ma l'ho vista con i miei occhi, l'ho sentita con i miei occhi stasera, oggi pomeriggio, in cui lei, che non ha avuto, questa ragazza che non ha avuto nessun tipo di educazione ebraica, che non ha idea di cosa sia l'ebraismo studiato, e lei che mi dice è ovvio che devo fare Shabbat, quindi sì. Mi aspetto che la prossima volta che la vedo mi dice, e lei mi ha ringraziato di cuore tra l'altro, di tutta la serie di regole che gli ho spappellato subito in 2 minuti mentre uscivo e dicevo tutto quello che doveva fare, mi ha ringraziato di cuore e sono sicura che lascerà il lavoro di Shabbat, sono sicurissima, perché era proprio scritto grande così, non è per me, siamo qualcosa di più grande, di qualcosa di molto più profondo, per lì a rincorrere
il supermercato di Shabbat perché? Perché sono ebrea e quindi ho da fare quello che ho da fare. Io adesso chiudo, ci rinvertiamo. No, ci rinvertiamo sì. Che mentre qui Rabanit Perla. Rabanit Perla, io chiudo, chiudo la... Perla? Oddio, non c'è più? No, cosa succede? C'era, ma... Sì. No, non vedo adesso. La vedi? No. Io e Perla... Sì, chiamala, dile che vorremmo sentirla adesso. Il fatto che io potrei mettere anche... Esatto, parlate per far sentire meglio, però quel punto non so se Zoom sente qualcosa. Com'è? Cioè, tutti qua, carote, aglio, faceto di mele, sale, olio. A una sentenza. Risponde? Maura Benefrider ha insegnato. Molto buono. Nella speranza e nella tesa che Rabanit Perla si ricolleghi e che vogliamo tutti sentirla, io farei adesso una pausa qui le persone mangiano, per cui non facciamo un po' una pausa, interrompe la registrazione. Come interromperei la registrazione? Se vuole stare a aspettare o ricollegarsi per un attimo a proprio piacimento, però interrompo intanto la registrazione. A tutte quelle che ci hanno seguito all'inizio, mi scuso, ma in effetti una itvaduta anche qui sul posto, Baruch Hashem, con tante persone che ci sono state, e anche per Zoom non è stato possibile riprendere la registrazione. Sono state dette ancora molte cose interessanti, ma con persone che si parlavano un po' una sull'altra e non avrete sentito niente, per cui spero che per me quello che si è passato già qualcosa trasmetto passi, e la prossima volta.